Sono aperte le iscrizioni per il talent show The Door to Your Talent, organizzato dall'Associazione Culturale Luce nel Mondo, in collaborazione con la Diocesi di Sulmona Valve e la Pastorale Giovanile Diocesana. Giunto ormai alla sua seconda edizione, vedrà protagonisti ancora una volta i giovani presso il cortile dell'Episcopio il prossimo 14 giugno alle ore 21. Vogliamo camminare per il mondo con il coraggio di chi non si ferma davanti agli ostacoli per raggiungere un sogno, traendo tutto il meglio dall'esistenza attraverso il proprio percorso. E questo è il tema proposto per quest'anno, ispirato alla figura di Celestino V, in occasione dell'anniversario dell'accettazione della nomina a Papa nel giugno del 1294 a Sulmona, prima di essere incoronato il 29 agosto dello stesso anno nella Basilica di Collemaggio. Sono convinto che la Chiesa è maestra di comunione anche attraverso l'arte, dichiara Monsignor Michele Fusco, vescovo di Sulmona Valba, ed è per questo che desidero promuovere e incoraggiare i giovani ad essere testimoni di bellezza attraverso questo spettacolo, sinfonia di persone, storie, amicizie e talenti. Un'occasione unica per i giovani ragazzi desiderosi di dar prova della loro arte nel panorama artistico locale che, ispirandosi al tema proposto, potranno condividere il loro talento attraverso la musica, il canto, la recitazione, il ballo e la pittura. Come ebbe a dire il Santo Padre, conclude Monsignor Fusco, nel mondo di oggi lacerato e bruttito da egoismi e da logiche di potere, l'arte rappresenta, forse anche più del passato, un bisogno universale in quanto è sorgente di armonia e di pace. Termine ultimo per iscriversi al talent show è quello del 10 maggio 2024, come indicato sul regolamento consultabile sul sito della Diocesi di Sulmona Valba. Il Polo Scientifico Tecnologico Fermi si impegna costantemente nell'educare i giovani su temi sociali importanti, promuovendo la consapevolezza e guidandoli verso comportamenti rispettosi e solidali. In quest'ottica, il 15 e il 16 aprile, l'Istituto ha in programma una serie di iniziative per combattere il bullismo e il cyberbullismo. Il 15 aprile gli studenti delle prime classi assisteranno alla proiezione del film Neve al Cinema Pacifico, seguito da un dibattito moderato dalla professoressa Annalisa Barrasso, referente per il bullismo, e della psicologa dottoressa Sara Sesti. Il giorno successivo il noto psicopedagogista e autore Stefano Rossi terrà una giornata di formazione presso l'istituto. Conosciuto per il suo metodo Rossi, dialogherà con gli studenti al mattino sull'importanza di resistere al bullismo, mentre nel pomeriggio incontrerà i genitori per discutere le sfide e le soluzioni relative alla crescita degli adolescenti. Questo evento, intitolato Le ali fragili dei nuovi adolescenti, segna l'inizio di un progetto più ampio che vedrà il Polo Fermi al centro di un'azione educativa continua con il supporto di esperti esterni. L'obiettivo è quello di costruire insieme un ambiente sociale più inclusivo e solidale. Si conclude alla grande la 71esima stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese. Si è esibita al Teatro Caniglia l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, direttore Pasquale Veleno. Il concerto di grande musica ha ottenuto straordinario successo, pubblico attento ed entusiasta, applausi come suol dirsi a scena aperta. Sul palcoscenico un centinaio di artisti, oltre all'orchestra ben 4 cori, il coro dell'Accademia, coro della Virgola, Corale 99, Corale del Gran Sasso, presenta una voce solista, quella del soprano Martina Tragni. Oh.
ricco ed entusiasmante il programma incentrato sul grande compositore tedesco Felix Mendelssohn. Jacobs, Ludwig, Felix Mendelssohn, Bentley è stato un compositore, direttore d'orchestra, pianista e organista del periodo romantico. Straordinariamente poliedrico, Mendelssohn scrisse sinfonie, concerti, oratori, ouverture, musiche di scena, musica per pianoforte, musica per organo e musiche da camera. Le sue opere più famose sono l'ouverture e la musica di scena per Il sogno di una notte di mezz'estate, la sinfonia romana, la sinfonia italiana, la sinfonia Lögberg, la sinfonia scozzese. Ma adesso vediamo una sintesi del concerto. Bugnara, gioiello incastonato nel cuore dell'Abruzzo, si appresta ad accogliere gli appassionati di arte e gastronomia per un evento esclusivo, le Domeniche del FAI. In collaborazione con la delegazione FAI di Sulmona, Slow Food condotta Peligna e il comune di Bugnara, questa iniziativa promette di essere un'esperienza indimenticabile. Il viaggio inizia con la Chiesa del Santissimo Rosario, un capolavoro del barocco abruzzese dove statue, stucchi e marmi commessi narrano storie di incredibile bellezza. Proseguendo si scopre la chiesa gotica della Madonna della Neve, eretta sui resti di un antico tempio romano. All'interno, affreschi del XV-XVI secolo e reperti preromani catturano lo sguardo dei visitatori. L'itinerario artistico culmina con la visita alla chiesetta medievale della Madonna degli Angeli, custode di un trittico quattrocentesco che ritrae la Madonna con bambino. Ma Bugnara non è solo arte, è anche una delle città dell'olio d'Abruzzo. Il frantoio storico, risalente al 1898 e situato nel Palazzo Alesi Villa Piana, è un esempio straordinario di archeologia industriale grazie al restauro curato dall'architetto Luigi La Civita. Dopo aver nutrito la mente, è tempo di deliziare il palato. La condotta Slow Food Peligna invita i partecipanti a un aperitivo che celebra le tipicità locali e per chi desidera prolungare l'esperienza è possibile pranzare in piazzetta gustando i prodotti tipici del territorio presso gli stand gastronomici.
Per assicurarsi un posto in questa celebrazione di culture e sapori, si raccomanda la prenotazione ai numeri 350 13 92 252 o 347 79 16 188 entro venerdì 12 aprile. Il medico sulmonese Venanzio Porsiella è il nuovo direttore dell'unità operativa di chirurgia toracica dell'area vasta dell'azienda ASL Toscana Nord-Ovest. L'ex responsabile di un'area del Policlinico Gemelli è stato spostato in una delle tre USL dell'area vasta, all'interno delle quali sono state riunite le 12 aziende della regione toscana. In particolare, quella dove opererà Porsiella interessa l'ex ASL di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Viareggio. A Porsiella si deve lo speciale protocollo medico per riparare le fistole dell'apparato gastrointestinale con il tessuto adiposo dello stesso paziente. Oltre i 30 casi sono stati trattati con successo. E Salvatore Marco, hip hip! Ura! Hip hip! Ura! Hip hip! Ura! Un successo di partecipazione di pubblico al campo sportivo del Sulmona Rugby per il 10° Memorial in ricordo di Marco Liberatore e Salvatore di Padova. A 10 anni dalla scomparsa dei due giovani rugbisti morti nell'incidente del pulmino, si è tenuta una giornata del grande sport della palla ovale, una giornata nel segno del ricordo, il 10° Memorial Salvatore e Marco, questo è il titolo. Inizio delle gare alle ore 15, al campo della località Incoronata. Hanno partecipato 6 squadre provenienti da diverse regioni italiane: Avezzano Rugby, Triari, Urbe Rugby, Rugby Ostia, Rugby Clan Santa Maria Capovetere, Armata Branca Leone e poi la locale squadra del Sulmona. Dato il gran numero di partecipanti, il torneo si è svolto su due campi, su quello del Sulmona Rugby e su quello dell'Atletica Leggera, grazie alla disponibilità dell'Amatori Serafini. Si tratta di Old, pertanto abbiamo visto in campo anche atleti con i capelli bianchi, ma desiderosi di giocare, combattere, ma soprattutto stringere la mano agli avversari al termine della partita. Visto come si comportano gli anziani in campo e fuori campo, ci pare opportuno ricordare che alla base di questo sport c'è una forte disciplina fatta di lealtà, onestà, osservanza delle regole ed ancora rispetto degli avversari, rispetto degli arbitri, di tutti i partecipanti, rifiuto di ogni tipo di imbroglio, di razzismo, di violenza, di droga. Abbiamo intervistato i rappresentanti delle varie squadre. Ascoltiamo. Nunzio Marzuolo, presidente della Old Sulmona. Come si svolge questa giornata? Allora, questa giornata, come si vede, è in memoria dei ragazzi che ormai sono 10 anni fa. E in questi 10 anni abbiamo sempre fatto un memorial come questo. Come questo no, scusate, perché molti più piccoli. Oggi, che è il decennale, sono 10 anni, sono arrivati e siamo stati onorati della presenza di 6 squadre. Lazio, da Roma, Napoli, Santa Maria Capovetere, Ostia, Triari. E ci hanno onorato tutti quelle squadre che in questi decenni hanno comunque partecipato. E faremo 2 triangolari, uno in un campo, uno in un altro, e poi un terzo dove ci mischiamo tutti nella fratellanza che contraddistingue il rugby. Finito questo andremo a fare il famoso terzo tempo dove si mangia, si beve. Si mangia qualche cosa. È una giornata importante questa, per il gran numero di partecipanti, anche ci sono persone che vengono per vedere, soddisfatti anche voi, contenti di essere in questa giornata. Assolutamente, con Salvatore e Marco noi vogliamo ricordare il rugby che unisce tutti e che rimane unito attorno ai suoi giocatori anche se la fatalità vuole che se ne vadano presto. Noi siamo del Old Clan Santa Maria Capovetere. Sì, esatto. Questo è il 10° anno, siamo onorati di essere qui, ormai veniamo quasi ogni anno ed è sempre un grosso piacere condividere questa giornata con tanti amici del rugby. È uscita anche una bella giornata di sole. Assolutamente. Grati di essere vicino ai genitori. Almeno per un istante, per rendere meno doloroso il tragico evento che li ha colpiti. Purtroppo 10 anni fa. Noi veniamo da Roma, siamo una squadra old. Sono 10 anni che partecipiamo a questo torneo, bene o male io
sono parecchi anni che partecipo e niente da dire, ogni volta che si viene qua si ripensa a quello che è successo e che non dovrebbero succedere queste cose. Siamo amici del Sulmona da sempre e cerchiamo di onorare ogni volta questo torneo, vedo che quest'anno siamo ancora di più. È sempre una festa per noi e ricordare questi ragazzi è un onore per tutta la squadra. Noi siamo i Triari Urbe Rugby, veniamo da Roma, siamo una società old che è da parecchi anni che lavora sul territorio e è sicuramente un onore, un piacere, un privilegio essere stati invitati a questo evento e cercheremo di onorare al meglio le nostre capacità, come nello spirito del rugby, la memoria di questi giovani ragazzi. Bello! Bravo! Bello! Bravo! Bravo!